Passato, presente e futuro del Como coniugati in un'unica figura, quella di Giancarlo Centi, tornato alla guida del settore giovanile azzurro e presentato ufficialmente oggi dal direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Un ritorno carico di emozione, ma fatto soprattutto di concretezza, perché il tempo è poco, ma Centi vuol dare fin da subito una base solida al settore giovanile, con un progetto di sviluppo pluriennale. Però la cosa più importante è creare la prima squadra, che è la squadra degli adulti. Quindi non dobbiamo sbagliare. Sì, siamo in ritardo, si deve un attimino ricostruire, però non dobbiamo sbagliare, c'è la passione di poterlo fare da zero quasi e dobbiamo scegliere le persone adulte adatte a stare con i bambini. Responsabilità, lealtà e iniziativa sono i requisiti che Centi chiede agli adulti che faranno parte del progetto. Ancora da definire esattamente il numero di squadre che sarà formato. Non è stato indicato il centro di riferimento per gli allenamenti, ma sarebbe stata individuata una soluzione, un'unica struttura, sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Un riferimento inevitabile per ripartire è la figura del compianto Mino Favini, recentemente scomparso. Favini per noi non è andato via. Perché Favini è dentro ognuno di noi che è stato in contatto con lui. Una delle cose che gli ho detto anche a lui, guarda che non è importante quello che si lascia, vuoi una squadra, vuoi un'altra, ma è importante quello che si riesce a trasmettere. C'è anche la storia che, non dico rinasce, però è importante sapere il passato di una società, perché soltanto sapere il passato che c'è stato, tutti i valori che sono succeduti, si può pensare a un futuro ragionando sul presente.